Sogni e incubi, fede e devozione, donne e bellezza, vita quotidiana e visioni, tutto fissato via via, a cominciare dai primi anni Ottanta sulle pareti della sua casa, sui quadri, su arazzi e tappezzerie ricamate. Bonaria Manca, classe 1925, non disegna ciò che osserva intorno a sé, ma ciò che sente dentro di sé. È venuta, mi sono messa come sapevo ricamare, non so proprio ricoturare. E allora ho incominciato così. È venuta un'aspirazione e sarà una grazia di Dio, perché la mia vita è stata sempre così generosa per gli altri pure. Tradizioni, devozione, ricordi personali, incontri quotidiani o immaginari. È la sua autobiografia, la vita di una pastora di origini sarde che diventa murales, che avvolge una casa ormai trasformata in museo, dai pavimenti ai soffitti. È un'arte che si è sviluppata nella sua casa e quindi per accedervi bisogna in qualche modo entrare dentro il suo mondo e accettare la sua generosa ospitalità. Da Orune, in Sardegna, a Tuscania, nel Viterbese, seguendo la propria famiglia nel 1950 e le necessità della vita quotidiana. Due terre che ora, insieme, rendono omaggio a Bonaria Manca e a questa poesia che si fa immagine o che si fa canto quando l'artista ultranovantenne ringrazia emozionata gli amici e concittadini sardi e laziali che vogliono far festa con lei e per lei. Ringrazio a tutti. Di questo omaggio che han fatto le mie amiche tutti quanti, non posso dimenticare. Una donna dalla storia straordinaria che ha vissuto contro ogni conformismo, ma che non ama essere chiamata femminista, che ha sfidato le convenzioni, specie quelle legate alla figura della donna, che ha sperimentato fierezza e fallimenti. Passiamo tutti nella terra per lottare e tutto si fa e tutto si finisce. Che andiamo a cercare? La vita è questa verità. E tu, come ti si presenta, con coraggio la devi affrontare.